Trovare un senso delle cose, un senso profondo, un legame profondo con la realtà. Il rapporto con la natura era stato completamente dimenticato nell'arte per 50 o più anni. Era quasi sempre stata la pittura in studio e la scultura una scultura o celebrativa oppure di rappresentazione. Il rapporto, quindi fare un lavoro in rapporto con la natura, era un modo per trovare un nuovo campo di indagine e un nuovo campo un nuovo spazio di lavoro. Il primo lavoro è stato infatti un gesto di scultura, che era la mia mano che teneva la crescita di un albero, sostituita poi da una mano in acciaio. L'idea era quella che una mano che stringe un albero, se ci fosse la continuità di questa stretta nel tempo, l'albero dovrebbe tenerne conto e quindi crescere in un modo diverso. Era la stessa azione di uno scultore che lascia un'impronta nella creta, e questa impronta invece era lasciata su una materia viva come quella dell'albero, con l'aiuto di una sostituzione della mano, quindi una mano in acciaio. Questo è un esempio, credo, molto chiaro per illustrare l'intenzione del lavoro di asking Panoni to show an icon for some time. And there's such an interesting correspondence between his work and many of the artists that we've shown, even formally. I mean, many young British artists share various aspects of his aesthetic. Graham Gussin, for one, Anya Galaccio, Martin Creed. It's rather interesting, the last exhibition that we had at Icon of Thomas Bewick's work involved a fingerprint. And you see fingerprints all over Giuseppe's work, I mean, literally and metaphorically speaking. So he sits as an artist who is a reference point for me and our program, and has done for years. I don't think it's an exhibition that has to be right here, right now, although it is interesting, as has been pointed out, that is happening during this economic downturn, and you know, the art world is a little less glitzy than it was, and here's an artist who is conveying a certain essentialism in his work, and who was associated with arte povera, which is poor art, literally. Per una persona, ma è fondamentale soprattutto se si fa un lavoro come quello della scultura. Già questo il lavoro, come dicevo prima, questo esempio della mano che tocca la superficie di un albero, c'è un rapporto tra due materiali, la materia umana della mano e la materia dell'albero in quel caso. Può anche però essere una materia, qualsiasi altra materia. L'azione del toccare è un'azione che permette di capire la realtà delle cose, la durezza dei materiali, le caratteristiche che sfuggono allo sguardo. C'è una convenzione nello sguardo, impariamo a vedere. Per esempio, se uno vede uno spazio di una sala, di una stanza, per misurarla esattamente, può misurarla con lo sguardo, ma è una misura molto incerta.
per misurarla, per avere un'idea più precisa della sua dimensione, bisogna percorrerla. Quindi è il corpo che si sposta nello spazio che dà poi, che ci dà le informazioni giuste o più esatte rispetto alla percezione visiva. Quindi il toccare è in un certo senso un aderire alla realtà in modo molto più preciso che non con lo sguardo. E questo credo che sia stata una delle riflessioni prime del mio lavoro e che poi ho continuato nel tempo. Inoltre, c'è un'altra cosa che succede quando si tocca una superficie: si lasciano delle impronte. E le impronte sono delle immagini animali, non sono delle immagini di cultura. Qualsiasi animale lascia delle impronte. Quindi questo azzeramento anche dell'idea della cultura era una cosa importante, soprattutto negli anni 60, dove c'era in qualche modo un rifiuto o un riconsiderare quello che era la cultura attraverso delle esperienze dirette, reinventando il rapporto con le cose. There are two pieces in the show I think that are particularly seminal. There's the piece when you arrive that involves his wearing mirrored contact lenses. And, you know, exactly how that conveys his aesthetic proposition is so smart, so economical, as you progressively get closer and closer to this image of him. And then when you are confronting him and you see his face in detail, you see, instead of eyes, these windows of the soul, you see convex mirrors that then reflect everything that is surrounding him. And in this way, he conveys what he would normally be seeing. You see yourself implicated in that image. And this is crucial as far as his work is concerned. He also conveys strongly that sort of thin threshold that exists between what lies inside and what defines him as some physical animal entity and then the rest of the world. And that is one of the coolest images, I think, in art history, but also one of the most unnerving, a timeless seminal work. Il lavoro delle lenti a contatto è un lavoro che ho fatto nel 1970, ma l'abbiamo realizzate in un negozio di ottica che a quell'epoca non esistevano neanche le lenti a contatto morbide, era da poco che venivano usate e c'era una tecnologia molto grossolana, direi. E sono state realizzate sommando due lenti con una superficie specchiante tra le due lenti, quindi erano molto spesse e molto difficili da indossare, abbastanza dolorose. L'idea di fondo era quella che il corpo stesso nello spazio è scultura. Corpo di una persona. Quindi quando si hanno gli occhi aperti, lo sguardo e la nostra estensione fisica è fin dove gli occhi possono vedere. E lo spazio che vediamo si riflette nella nostra mente, quindi diventa lo spazio che vediamo è l'estensione del nostro corpo. Chiudendo gli occhi si definisce il corpo per il volume che ha effettivamente. Quindi è un po' nato da questa idea e dal fatto che quando noi vediamo, quello che noi vediamo lo trasmettiamo poi nelle nostre azioni, lo ritrasmettiamo nelle nostre azioni, in ciò che facciamo, nella concezione che abbiamo della realtà e della vita, e naturalmente se si fa un lavoro visivo si ritrasmette nell'opera.
Quindi l'idea di chiudere gli occhi, l'idea di chiudere gli occhi con un elemento specchiante che riflette le cose che uno deve vedere, dà la possibilità in fondo agli altri di vedere cosa la persona avrebbe visto. E c'era un po' questa idea. E quindi in qualche modo appropriarsi dell'opera prima che l'autore la realizzi. Naturalmente queste erano delle intenzioni, poi la realtà è sempre dell'opera, è sempre diversa e ha delle connotazioni che sono molto più complesse dell'idea che magari l'ha generata. Ma sostanzialmente era questa cosa, era quindi anche di portare nello spazio chiuso della galleria la scultura come io l'avevo immaginata all'esterno, nello spazio esterno. Ma questo, io ho detto poco fa che quando uno guarda, lo spazio esterno è lo spazio che abbiamo nella nostra mente. E c'è anche un tempo della vista. Quando uno guarda, dal momento in cui apre l'occhio e percepisce la luce, c'è un tempo che è quello della luce. È come se ci fosse una propagazione dello sguardo, come una proiezione, al contrario, però è come se ci fosse una proiezione. Io in questo pezzo ho usato i rami, ho fatto una maschera del volto con delle foglie, delle foglie che coprivano gli occhi, partono due rami che sono un po' come la propagazione dello sguardo nello spazio. Questi due rami poi si intersecano nella parte opposta ad indicare la cosa vista e si intersecano perché i nervi ottici si intersecano, quindi per sottolineare questa cosa. Per questo il titolo di quest'opera è Doppio sguardo vegetale, perché ci sono due maschere con i rami che incrociano gli sguardi, e il motivo delle foglie sono per indicare questa cosa. It's interesting how writing occurs in his work. I mean, it's wrong to think of it as something quite separate. But then on the other hand, it's wrong to think of it as somehow providing a key to the meaning of the work. You see writing in his sketches. I mean, here we're surrounded by his various drawings. And you'll notice that there are little texts, integrated into the drawings. How he's thinking, articulating various thoughts, thinking aloud, which is interesting. And that, I think, too, is what's happening with the writing. He's sort of arriving at the text with certain things unresolved and working it out as he writes. Sì, lo scritto è un... io ho fatto, in occasione di questa mostra c'è una pubblicazione dei miei scritti tradotti in inglese. Sono delle annotazioni delle idee dei lavori, delle idee che suscitano e che creano poi il lavoro. Io mi servo della scrittura per chiarirmi anche le immagini del lavoro, le intenzioni. Quindi è un prodotto parallelo alla scultura, che mi serve per
cogliere la concatenazione logica dell'azione che farò in scultura. E questa è la funzione che ha per me lo scritto. Ed ha sempre avuto questa funzione. Non è uno scritto che è fatto per il piacere della scrittura, è uno scritto che è fatto in funzione della scultura. Il soffio di foglie è nato, io ho fatto una serie di, questo negli anni 70, nel 78 mi pare, avevo fatto volevo fare una scultura sull'idea del respirare, perché quando si respira si produce un volume d'aria diverso dall'aria che ci circonda. E questo volume d'aria in fondo è già una scultura, è una scultura automatica e continua che produciamo per tutta la vita. Quindi c'è questa continua volume che si estende dal nostro corpo. E volevo sintetizzare questa cosa e ho fatto una serie di riflessioni e di disegni e di studi per sintetizzare al meglio questa idea. Questo sono il motivo di quelle fotografie con la polvere che viene soffiata nel bosco. L'avevo fatto nel bosco perché avevo bisogno di avere un fondo scuro. E quindi era la cosa più semplice, era quella di andare in un sottobosco per mettere in evidenza queste forme. E ho fatto una serie di fotografie di quel tipo. Da questo tipo di lavoro e di riflessione ho fatto poi quel lavoro di Creta, perché è la sintesi della forma del soffio, è un po' come un vaso. E quindi ho pensato di indicare sottolineare la forma del soffio con la forma di un vaso e con l'impronta del corpo che produce il soffio. Quindi questo mettere in relazione il corpo con la parte invisibile della sua estensione. C'è però un'altra cosa un'altra riflessione che ho fatto facendo quel lavoro è che quando si respira si immette nel corpo ossigeno attraverso i polmoni e il nostro corpo, che è abbastanza impermeabile allo spazio esterno, in quel momento diventa permeabile, che è un po' anche la cosa che avviene quando c'è la fecondazione. Anche in quel caso diventa permeabile il corpo della donna al seme maschile. Quindi c'è un qualcosa che riguarda la genesi nell'idea del soffio, che tra l'altro è anche espressa dalla mitologia dalle concezioni religiose sulla creazione dell'uomo. Quindi c'è questa idea del soffio come parte vitale o generatrice di vita. Questo è un aspetto però che, come ho detto prima, è in qualche modo è secondario rispetto al problema della scultura che avevo. Successivamente, o forse nello stesso periodo, forse un po' dopo, ho fatto quest'altro lavoro raccogliendo tantissime foglie di bosso, perché sono piccole e leggere, e facendo questo un mucchio di foglie nel quale mi sono sdraiato ed ho respirato. E anche in quel caso per mettere in evidenza il corpo e l'estensione del respiro, che nelle foglie diventa evidente. Quindi c'è il peso del corpo e l'azione del respirare che hanno praticamente la stessa valenza. Removed from a river bed,
it's been sculpted, as he puts it, by the movement of the water and the movement of the stone against other stones, the erosion of that piece of rock into this beautifully rounded, egg-shaped, roughly speaking, egg-shaped river stone. And then he creates a replica of it by quarrying stone from the mountain from which the river springs. And he makes a replica, a twin, if you like, and the two things sit there on the floor together. Very difficult to distinguish one from the other, to say that's the river stone, that is the replica. È un lavoro che se io espongo soltanto la pietra fatta da me, non ha nessun senso, non si capisce. Se espongo la pietra del fiume da sola, non ha senso. È un lavoro che vive se ci sono le due pietre vicine nella stessa posizione, perché allora l'osservatore può decifrare che sono uguali, perché diventa comprensibile, altrimenti non so, è comprensibile come intenzione, ma non è visibile. Perché abbia una sua presenza visiva, occorre che le due pietre siano vicine. It conveys something which is disturbing for the institution of art. I mean, like all his work, in fact, asking very fundamental questions. But this is, you know, precisely what is the difference between the objects, the phenomena of nature, and what it is that we make. I mean, what is, better or worse? What is the difference? What is the point, in fact, of making art? It's a good, open-ended kind of work of art. Questa installazione all'esterno, nei giardini, non è la prima esperienza che ho di collocazione di opere in un giardino di Lenotre. E quindi in qualche modo avevo fatto una riflessione già all'epoca sulla natura del giardino concepita da Lenotre. Strutturalmente il giardino è composto dalle prospettive, dalle allee, e quindi da prospettive che avevano poi la funzione di una rappresentanza del potere del re. Ho scelto una prospettiva, che è la grande prospettiva centrale, sulla quale ho collocato un insieme di 5 sculture in bronzo e 7 opere in marmo. E poi in uno dei boschetti, esattamente nel boschetto dell'Étoile, ho installato 7 sculture in bronzo. La ragione di questo lavoro era ricordare il fatto che io nel 2000, a seguito della tempesta che ha devastato
gran parte delle foreste francesi, c'era stata una vendita all'asta di alcuni esemplari abbattuti dalla tempesta e io ho comprato due alberi. Con un albero avevo realizzato un grande tronco scavato simile a questo, ma di dimensioni molto più grandi, e la prima intenzione era proprio di mostrare quest'opera a Versailles per sottolineare un legame che il mio lavoro ha con questo luogo. Purtroppo non è stato possibile perché l'opera non entrava dalle porte, non si riusciva a entrare, e quindi si è deciso di mostrare quest'altra opera, che è comunque un cedro, e l'idea del lavoro comunque è analoga. Il mio è un lavoro che è di riflessione sulla materia, sui materiali. E in un certo senso questa riflessione c'è sempre stata, era presente anche nei secoli scorsi quando si costruiva. Quindi un castello come questo, con gli spazi interni, ha delle caratteristiche che sono legate al mondo vegetale. Quindi è un luogo che è carico di natura vegetale. Qui ci troviamo all'interno delle sale del castello, dove ci sono le due opere di Respirare l'ombra, sia il bronzo che le foglie nell'altra sala. E lo spazio chiuso, uno spazio architettonico che conserva il ricordo della vegetazione esterna, la conserva nei suoi particolari, nei fregi, nelle colonne, nei capitelli. E lo spazio chiuso, lo spazio dove l'uomo si misura, è un'architettura che è nata dal bosco. Nella sala a fianco c'è quest'opera Respirare l'ombra, che è un'opera fatta coprendo i muri della sala con delle gabbie di foglie di tè. E quando si entra nella sala si respira un po' del loro profumo. Quindi già questo è un principio di scultura. L'esterno, l'opera che è più prossima al castello, è la scorza di un grande albero divisa in due, separata, e all'interno di questa scorza c'è una grande in qualche modo siano quasi più importanti della reggia per la loro dimensione, per la loro grandiosità, e questa grandiosità era un elemento che Leonotro sicuramente ha voluto creare per sostenere l'immagine di questo sovrano assoluto che era Luigi XIV. Quindi è una prospettiva orizzontale, ma poi c'è una verticalità che si interviene all'interno di questa prospettiva. Si passa poi ad un emiciclo, che dove c'è la fontana di Latone. Al centro di questa ellisse ho posto una serie di sculture di marmo. Sono dei grandi blocchi, il cui peso approssimativo di ogni blocco è di circa 20 tonnellate, e ce ne sono 6 di questi blocchi. Li ho lavorati seguendo la struttura del marmo, le vene del marmo. Alcuni sono stati lavorati in basso rilievo, altri sono stati lavorati invece ad alto rilievo, mettendo quindi in rilievo le vene in modo molto evidente. C'è poi una settima opera che è sigillo, è come un tappeto, se vogliamo, di marmo sul quale si è impressa in negativo l'immagine della rotazione di una colonna.
E questa è un'idea di rotazione, quindi di percorso, come uno srotolare un'immagine che è ripetitiva, come ripetitivi sono i passi per entrare nella prospettiva. E ci conduce quest'opera, che è un albero folgorato, è un albero che è stato colpito da un fulmine e che ha messo a nudo la materia del legno, è stato fuso in bronzo e dove c'era il legno vivo, il bronzo è stato ricoperto con dell'oro. E quindi è un lavoro che indica la struttura, che è anche una ramificazione del fulmine, quindi connette in qualche modo il cielo con la terra. C'è poi una seconda opera che si chiama Triplice, un albero che doveva essere tagliato, è un albero che aveva tre cime, una cima per un incidente è stato piegato dalla caduta di un altro albero, quindi una delle cime toccava terra, una seconda era a mezz'aria, trattenuta da dei rami, e la terza invece si era sviluppata in verticale. Sul ramo che toccava terra ho posto una pietra e dopo un'altra pietra sulla cima che svetta nel cielo. Questo a sottolineare il rapporto dell'albero con la forza di gravità e con la luce. Sono questi gli elementi che strutturano, che danno forma all'albero. C'è poi una terza opera, sempre sul tapis vert, è un albero rovesciato che si sostiene su tre rami della sua cima, è verticale, e lo spazio del ceppo è stato riempito di terra e c'è un piccolo arbusto che cresce. Questo per sottolineare la vitalità che c'è nel sottosuolo, e anche perché le radici sono il cervello dell'albero. C'è questa grande prospettiva centrale, si perde l'idea dell'individuo. Un altro elemento che compone il giardino sono i boschi. Il boschi è un luogo di ritrovo, un luogo di riposo, un luogo di meditazione, un luogo di incontro, o magari amoroso o d'altro. Comunque è il luogo dove la dimensione dell'uomo ritorna ad essere proporzionata allo spazio. Quando si fa una mostra occorre sempre, in qualsiasi posto si faccia, ma soprattutto all'esterno, la preoccupazione deve essere quella di far sì che l'opera appaia permanente. E si deve pensare che possa rimanere sempre lì. Circling è una parola che indica la circolarità di un'azione.
la circolarità di un'azione è qualcosa che è presente nella vita, per esempio vegetale, nella diffusione delle onde, sia nell'acqua sia nelle onde sonore, e anche la circolarità e la ripetizione di una forma. Per esempio, la parola, nel momento in cui viene ripetuta e quindi acquista un movimento circolare, perde il suo significato specifico per acquisire un altro significato che raggiunge un qualcosa che è legato all'estensione del pensiero nello spazio, oppure che raggiunge un'idea della meditazione, raggiunge la meditazione. È per questo che le preghiere, per esempio, sono ripetute, sono stesse parole che vengono ripetute più volte, perché creano una ritualità, creano un'idea di infinito, di movimento nello spazio e nel pensiero. Per esempio, in scrigno c'è un, descrivendo l'opera brevemente, abbiamo un del cuoio che ha preso l'impronta della scorza di un albero. Ora, l'albero cresce per cerchi concentrici, anno dopo anno, e memorizza nella sua struttura la sua forma, la sua esistenza. E in questo caso, poi se mai lo riprendiamo questo parlando dei lavori sul legno e sul ritrovamento della forma dell'albero all'interno del legno. Comunque in questo caso specifico c'è il negativo della scorza dell'albero in cuoio, è la forma di un albero che suggerisce la forma dell'albero che è racchiusa all'interno del tronco di un albero, attorno al quale ho girato per poter fare l'impronta della scorza. E poi c'è questa forma segreta all'interno di questo involucro esterno della scorza, e questo la forma che ho fatto in bronzo, e al cui interno c'è l'oro, che è legata, suggerisce la luce necessaria alla vitalità dell'albero, e c'è il deposito di resina che naturalmente suggerisce l'elemento fluido necessario alla vita dell'albero. Visiva è certamente importante l'immagine, però l'immagine è la comprensione della realtà o la riproduzione della realtà che si vede, che abbiamo acquisito con la vista. Ora, l'organo della vista è successivo al tatto. Il bambino capisce prima la realtà che lo circonda attraverso il tatto che non attraverso la vista. La vista è una convenzione, il vedere è una convenzione della realtà. Tant'è vero che quando abbiamo dei dubbi sul materiale, perché non riusciamo a capire di cosa si tratta, lo tocchiamo. Dopo averlo visto lo si tocca, c'è un materiale che magari è lucido, sembra bagnato, poi lo si tocca e si capisce che invece è solo laccato. Quindi
è una verifica della comprensione e della realtà e anche delle convenzioni che sono legate al vedere. Io credo che non sia un caso se in certi momenti storici la scultura ha un'importanza particolare, ma sono sempre momenti nei quali si riconsidera la realtà e si riconsiderano le convenzioni con cui si guarda la realtà. Uno di questi momenti credo siano stati gli anni 60 e 70. In sigillo c'è una colonna che io, su cui io ho lavorato a rilievo le vene del marmo, ottenendo un'immagine che è simile alle vene del nostro corpo, tutto sommato, perché una vena a rilievo suggerisce un'idea di turgore e suggerisce anche l'idea della fluidità, della circolazione. Anche in questa parola circolazione si riconduce a Sirkling. In quel caso poi la colonna, questo cilindro, ha lasciato un'impronta, come se avesse lasciato un'impronta sul suolo, sul marmo. Naturalmente l'impronta non è frutto di un'azione diretta, ma è mediata da un processo di scultura, però la ripetizione dell'immagine che era presente sulla colonna, trasportato su una superficie piana e ripetuta più volte, dall'idea di una progressione, quindi di un qualcosa che si avvia verso un'astrazione anche dell'immagine e verso un'idea di infinito, tutto sommato, perché c'è un punto di vista che tende che è prospettico e che, quindi c'è un punto di fuoco ideale che è poi l'infinito verso cui questa rotazione si dirige. Ogni giorno noi tocchiamo delle cose con la nostra azione normale del vivere e si lasciano delle immagini che sono le impronte della pelle del nostro corpo. È un'immagine involontaria, un'immagine animale che diventa, nel momento in cui si diventa cosciente di questa azione, di questa cosa, si può diventare un soggetto di lavoro. Io in questo caso ho fatto un'impronta su un pezzo di carta e ho collegato tra loro le linee dell'impronta stessa, dell'impronta del dito indice, credo. E facendo in questo modo ho ottenuto una forma circolare che poi ho continuato a sviluppare nello spazio, creando quindi una specie di propagazione di questa forma nello spazio e teoricamente si potrebbe continuare all'infinito. Questa forma ricorda molto anche una sezione di tronco tagliato di un albero, dove ci sono tutti i diversi anni di crescita che sono visibili. Ma questo è un elemento che in qualche modo collega questo disegno col lavoro che io ho fatto precedentemente, negli anni passati, sulla materia del libro. My name is Aaron Moulton and I'm going to give you a brief tour through the exhibition Giuseppe Pannone, Ramificazioni del Pensiero, or Branches of Thought, at Gagosian Gallery, Beverly Hills. Emerging out of the late 60s, early 70s, Pannone was the youngest of his generation and a force in what came to be known as the arte povera movement, or poor art. This was a moment in art history that responded to the artificiality of pop and the austerity of minimalism in favor of a language that was more grounded in the everyday world around us. Pannone was distinguished by his use of elemental materials, and in our case here in this exhibition, marble and trees, and the profound expression of their thingness. The exhibition entitled Ramificazioni del Pensiero consists of a survey of new works, but is really focused around three monumental sculptures. This exhibition is the first major presentation of Giuseppe Pannone's work on the West Coast. His last appearance here in Los Angeles was in a group exhibition in 1984. It's set up in a way to help the viewer think about two aspects or materials that the artist has focused on throughout his career, which is wood and marble, or the arboreal and marmoreal.
What one finds in this exhibition is a profound continuity in a career that has been defined by asking very basic questions of what is sculpture as an object, as an act, and as a message, and how the durability of that message will last through time. In the first gallery, we encounter two trees, one an actual tree entitled Albero Porta Cedro, or Door Tree Cedar, from 2012, was originally presented in his survey exhibition at Versailles last summer in 2013. This work is part of Pannone's practice where he's actually looking to the heart of the material, and quite literally in this case, the tree itself. We're confronted with an idea of a present and past of the form before us. You see the exterior, the bark, the moss, and what he's done is he's cut a 6-foot hole through the tree. It's almost the size of a man. What's revealed is the actual core, and in this case, Pannone is revealing a kind of a former self, the tree's kind of sapling teenager self that he's managed to cut through the rings and find this moment when the tree is possibly 15 years old and articulate the portrait of that tree from that period of time. The next sculpture in the gallery, Luce Zenitale, or Zenital Light, 2012, is somehow a look towards the future in the form of the tree, and that Pannone has added a layer, or in this case of wax, was how the sculpture was originally produced. He pressed dabs of wax all over the entirety of the tree's exterior, and from that was able to form a mold to cast the bronze sculpture that we see before us. Then the artist went about and gilded the entire interior of this tree. This interior is what actually represents today's surface of this tree, and the exterior is a very thumb-printed future self of the tree, a kind of extension of the tree's life a year or so into the future. In the South Gallery, we see a number of works that deal specifically with marble. This large monumental sculpture entitled Anatomia weighs 23 tons and really represents a complete articulation of a process that Pannone has been engaged in for the last 10 or so years, and that is really teasing out the surface of this marble, the veins, allowing the veins to create an intuitive logic that helps define the form. It's something almost like an onomatopoeia on a formal level. And so what we're left with is this veiny, articulated mass that, on the one hand, references the original, the source, the marble itself as it was pulled from the hillside. We see that in the gold crest on the opposite side. And this is a form that Pannone has found within it, a pre-existing structure that he, as an artist, has just revealed to us. Across from this work, we see a debut of brand new body of work called Pelle de Monte, or Skin of the Mountain. And that's a reference to that gold crest that we see on Anatomia. And this color is actually an original tone that is found when we're taking the stone out of the ground. Immediately the sensation is that of a landscape, of a mountainscape in particular. And Pannone has gone and taken the very kind of base relief of the veins on the surface and excavated them to give us this sensation of the rivulets and rivers and streams that we might find from natural movement of water down a mountainside and how it would cut these forms naturally. The large 12-panel work on canvas, the piece is entitled Spine di Acacia Contatto, or Spines of Acacia Contact. One can squint their eyes and clearly see that we are looking at a mouth. Could be Giuseppe Pannone's mouth, but it's not important whether it's a portrait or a self-portrait. He's really interested in the universality of these forms. With this impression, we get this immediate call and answer to the rivulets that we've seen in the marble, in the creases of the lips, the wrinkles becoming the results of the natural flow of age, time, and so forth. The spines themselves can almost be seen as points of sensitivity or maybe nerve endings. We then come back to associating with that sensitivity or softness of the skin, but the actuality of the sensitivity lying underneath. The trio of branch-like sculptures in our South Gallery completes our exhibition. This is a body of work called Pelle di Foglie, or Skin of the Leaves. Each one is called Pelle di Foglie Sguardo, or Glance, Cinque Foglie a Terra, or Five Leaves on the Ground, and again, Sguardo, or Glance.
The artist is referencing the use of leaves as bandage, and in this case gone so far as to cover the entirety of his face to create a representation of the visage as seen through the leaves, and then extending branches from those leaves originating from the center of the leaf to move out into the environment in a very unnatural way. We see, of course, from two of them, two very prominent extensions that have gold leaf leaves at the end, and in this case, this would be the direction of the glance. And in the center one, cinque foglie a terra, or five leaves to the ground, we see both five leaves on the ground and then five leaves that represent the covering of the visage, and then, of course, the extensions. This body of work, the tree in general, run throughout the career of the artist. From his earliest work in Arte de Povera to today, the tree has been, in effect, somehow a muse as this thing that's constantly growing and morphing and representing somehow its origins through its form, and is almost a kind of a story of its own making in that form. Pannone is communicating a practice that will ultimately speak to the generations of tomorrow. These are forms that speak to a universality that goes beyond cultural specificity or time, and in some respects, this very direct relationship that he's setting up between the body and its natural environment is something that really acts as a commentary on humankind's odyssey through Earth time. During this economic downturn, and you know, the art world is a little less glitzy than it was, and here's an artist who is conveying a certain essentialism in his work and who was associated with Arte Povera, which is poor art, literally. Per una persona, ma è fondamentale soprattutto se si fa un lavoro come quello della scultura. Già questo lavoro, come dicevo prima, questo esempio della mano che tocca la superficie di un albero, c'è un rapporto tra due materiali, la materia umana della mano e la materia dell'albero in quel caso. Può anche però essere una materia, qualsiasi altra materia. L'azione del toccare è un'azione che permette di capire la realtà delle cose, la durezza dei materiali, le caratteristiche che sfuggono allo sguardo. C'è una convenzione nello sguardo, impariamo a vedere. Per esempio, se uno vede uno spazio di una sala, di una stanza, per misurarla esattamente, può misurarla con lo sguardo, ma è una misura molto incerta. Mia mano che teneva la crescita di un albero, sostituita poi da una mano in acciaio. L'idea era quella che una mano che stringe un albero, se ci fosse la continuità di questa stretta nel tempo, l'albero dovrebbe tenerne conto e quindi crescere in un modo diverso. Era la stessa azione di uno scultore che lascia un'impronta nella creta, e questa impronta invece era lasciata su una materia viva come quella dell'albero, con l'aiuto di una sostituzione della mano, quindi una mano in acciaio. Questo è un esempio, credo, molto chiaro per illustrare l'intenzione del lavoro di asking Pannone to show an icon for some time. And there's such an interesting correspondence between his work and many of the artists that we've shown, even formally. I mean, many young British artists share various aspects of
his aesthetic. Graham Gussin, for one, Anya Galaccio, Martin Creed. It's rather interesting, the last exhibition that we had at ICON of Thomas Buick's work involved a fingerprint, and you see fingerprints all over Giuseppe's work, I mean literally and metaphorically speaking. So he sits as an artist who is a reference point for me and our program, and has done for years. I don't think it's an exhibition that has to be right here, right now, although it is interesting, as has been pointed out, that it's how you see convex mirrors that then reflect everything that is surrounding him. And in this way, he conveys what he would normally be seeing. You see yourself implicated in that image. And this is crucial as far as his work is concerned. He also conveys strongly that sort of infra-thin threshold that exists between what lies inside and what defines him as some physical animal entity and then the rest of the world. And that is one of the coolest images, I think, in art history, but also one of the most unnerving, a timeless seminal work. Sì, il lavoro delle lenti a contatto è un lavoro che ho fatto nel 1970. Ma l'abbiamo realizzate in un negozio di ottica che hanno, a quell'epoca non esistevano neanche le lenti a contatto morbide, era una cosa, era da poco che venivano usate e c'era una tecnologia molto grossolana, direi. E sono state realizzate sommando due lenti e con una superficie specchiante tra le due lenti, quindi erano molto spesse e molto difficili da indossare, abbastanza dolorose. L'idea di fondo era quella che il corpo stesso, nello spazio, è scultura, il corpo di una persona, quindi quando si hanno gli occhi aperti, trovare un senso delle cose, un senso profondo, un legame profondo con la realtà. Il rapporto con la natura era stato completamente dimenticato nell'arte per 50 o più anni. Era quasi sempre stata una pittura in studio e la scultura una scultura di o celebrativa oppure di rappresentazione. Il rapporto, quindi fare un lavoro in rapporto con la natura, era un modo per trovare un nuovo campo di indagine e un nuovo campo di un nuovo spazio di lavoro. Il primo lavoro è stato infatti un gesto di scultura, che era la mano, per misurarla, per avere un'idea più precisa della sua dimensione, bisogna percorrerla. Quindi è il corpo che si sposta nello spazio che ci dà le informazioni giuste o più esatte rispetto alla percezione visiva. Quindi il toccare è
in un certo senso un aderire alla realtà in modo molto più preciso che non con lo sguardo. E questo credo che sia stata una delle riflessioni prime del mio lavoro e che poi ho continuato nel tempo. Inoltre, c'è un'altra cosa che succede quando si tocca una superficie, si lasciano delle impronte. E le impronte sono delle immagini animali, non sono delle immagini di cultura. Qualsiasi animale lascia delle impronte. Quindi questo azzeramento anche dell'idea della cultura era una cosa importante, soprattutto negli anni 60, dove c'era in qualche modo un rifiuto o un riconsiderare quello che era la cultura attraverso delle esperienze dirette, reinventando il rapporto con le cose. There are two pieces in the show I think that are particularly seminal. There's the piece when you arrive that involves his wearing mirrored contact lenses and, you know, exactly how that conveys his aesthetic proposition is so smart, so economical, as you progressively get closer and closer to this image of him. And then when you are confronting him and you see his face in detail, you see, instead of eyes, these windows of the soul.